Amici di Sport a chilometri zero, ben ritrovati al localuccio di Carmine in via Romana per parlare di prima categoria. Questa volta abbiamo come ospite un amico vero con il quale siamo cresciuti nel vero senso della parola in quel division, tifando i stessi colori sia bianco-verdi che nero-azzurri naturalmente, perché mi contorno solo di tifosi interisti. Benvenuto Alessandro, grazie di essere qui con noi. Grazie per l'invito. Benissimo Sandro, in questo periodo di sosta forzata tra il Covid e il fatto che in questo momento non hai una squadra, come lo stai sfruttando da un punto di vista professionale? Lo sto sfruttando studiando, cercando, sai, la possibilità di andare a vedere sul campo magari altri bravissimi allenatori che possono sempre dare gli spunti e le riflessioni. In questo momento purtroppo non c'è stata, però internet, insomma la televisione danno sempre l'opportunità di studiare, seguire, vedere e quindi prendere spunti interessanti che possano accrescere ancora di più le competenze. Non è proprio così scontato quello che dici, quindi ti fa onore e proprio ritornando a quello che è successo la scorsa stagione ti chiedo cos'è che non ha funzionato? Non lo so Daniele se non ha funzionato qualcosa. Perché, cioè, secondo me, ecco, la cosa che non, se proprio devo mettere un appunto su una cosa che non ha funzionato, è stata forse la coerenza nei programmi richiesti. Quella, perché poi fondamentalmente secondo me ha funzionato tutto, perché mi era stato chiesto di creare un gruppo giovane, mi era stato chiesto di non avere pressioni di vittorie, perché il Monte ripartiva da una situazione difficile, quello che gli interessava era entusiasmo, un buon calcio. È un gruppo veramente giovane, noi entravamo in campo con una squadra che mediamente aveva 21 anni e mezzo. Siamo stati dall'inizio fino alla giornata della 23esima dell'esonero, dal primo massimo al terzo posto, a 3 punti da prima, quindi francamente dirti che cosa non ha funzionato, per quello che mi era stato richiesto, faccio fatica a trovare un qualcosa che non ha funzionato. Forse sì, un pochino più di coerenza con i programmi che c'erano. E con il senno di poi, facendo un po' un esame di coscienza, cosa non rifaresti? Sarei forse ancora più determinato nelle richieste in base a quello che avevo valutato che sarebbe mancato, e forse devo essere un pochino più duro sui giocatori che secondo me erano funzionali per il raggiungimento di un obiettivo. Cito un nome su tutti, a dicembre, il mercato dicembre, io ho chiesto proprio espressamente che fosse preso Toni Vasser, che Toni Vasser tenuto quest'anno è lì, ma l'accordo c'era già dal dicembre scorso, intervista, guarda, tranquillo, dall'anno prossimo vengo, però quest'anno, ma ho fatto un nome perché secondo me mancava proprio una figura carismatica del genere, oltre che qualitativamente di livello nettamente superiore, perché mancava proprio quella parte di finalizzazione che lui avrebbe garantito, e invece sono arrivati giocatori ma che erano speculari, troppi giocatori troppo del solito ruolo e poco funzionali a quello che mancava, non perché non erano competenti o bravi, ma perché non era quella parte mancante alla squadra. E quindi ecco, forse sarei più scemo di quello. Ora Sandro, veniamo al prossimo campionato che verrà. Si sono attrezzate quasi tutte quelle che erano nelle prime posizioni l'anno scorso e in modo anche pesante. Dammi il tuo giudizio, secondo te chi è che la spunterà alla fine? Non lo so, io credo che, anche se è abbastanza scontato dirlo, però cioè, credo che la Sansovino, l'anno scorso era tra le squadre che tutti chiacchieravano, ma senza andare forse ad analizzare le ragioni della squadra. Quest'anno credo che ha messo dei giocatori che sia qualitativamente e anche a livello proprio di esperienza sul campo saranno sicuramente pesanti e determinanti. Quello è il Subiano, che lo scorso anno secondo me aveva uno degli organici migliori in assoluto, è andato a prendere giocatori di primissimo livello e quindi sarà per forza di cose una delle squadre che dovrà lottarsela fino all'ultimo. E Rassina, che già lo scorso anno aveva dimostrato nel girone di ritorno tutto il suo valore, ha fatto degli innesti importanti, quindi io credo che queste tre squadre su tutto saranno quelle che andranno a giocarsi la vittoria del campionato. Visto che ti conosco, so che conosci veramente molto bene la realtà della prima categoria, altrimenti l'anno scorso non ti ci saresti calato, ti faccio 3 domande. La squadra sorpresa: chi sarà il bomber quest'anno della categoria e un giovane che secondo te potrebbe prendere e spiccare il punto?
Allora, sono giovane, ma non perché l'ho avuto anno, ma perché ho avuto modo di conoscerlo come ragazzo. Penso che Davide Cisti su tutti sia un giovane che ha veramente delle qualità, oltre che tecnico-tattiche, proprio caratteriali umane devastanti. Quindi è un ragazzo che secondo me nel percorso si toglierà grandissime soddisfazioni, e non vedo giovani della sua età di un livello così alto a 360 gradi come lui. Quindi Davide su tutti, come attaccanti, ripeto, il nome l'ho fatto anche prima, però secondo me Tony Basser può dare veramente quella marcia in più alla Sansovino, sia in fase realizzativa. E terzi del Sugliano, sono i due giocatori che secondo me in fase realizzativa potranno dare tanto alle rispettive squadre. Per quanto riguarda la sorpresa del campionato, non lo so, hai detto che siamo cresciuti a Vicio Maggio è sempre una sorpresa, no? Sono quelle squadre che partono con il beneficio di dire ci divertiamo, stiamo insieme. Divertirsi a Vicio Maggio è facile perché c'è un ambiente sano dove le persone ci vanno per stare bene, e quindi spesso gli capita che si creano queste alchimie che vanno proprio al di là del valore stesso dei giocatori. Quindi sì, da citare proprio Vicio Maggio. Salutandoci, ti voglio fare un'ultima domanda, perché sicuramente rimarrai inerme veramente poco, conoscendo anche le tue caratteristiche, probabilmente qualche squadra verrà a bussare alla tua porta. Preferiresti il settore giovanile o continuare con le prime squadre? Sempre un po' il piacere, la fortuna, forse un pizzichino di mio ce lo possa aver messo, aver fatto per diversi anni i professionisti, e sicuramente il settore giovanile professionistico ci tornerei volentieri in una fascia d'età che possa essere insomma anche 17 o Beretti primavera, quelli mi piacerebbero tanto. Altrimenti il percorso iniziato con le prime squadre mi ha fatto capire che quella era la strada che dovevo perseguire. Alessandro, ti ringrazio della tua disponibilità come sempre, ma a me non mi puoi dire di no, lo sai. Volevo ringraziare anche il Localuccio di Via Romana di Carmine per averci ospitato per questa bellissima intervista con Alessandro. Grazie di nuovo. Grazie a voi, è sempre un piacere. Un saluto a tutti gli amici.